Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. Con queste anticipazioni vi porto oggi uno dei video più coinvolgenti e commoventi. Troveremo Mujgan e gli altri che daranno l'ultimo saluto a Behzad. Ma prima di tutto, se vi va, lasciate like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni. Ringrazio di cuore chi lo farà. Partiamo! Il padre di Mujgan stava attraversando un brutto periodo, tanto da non riuscire a reggere il peso, fino ad arrivare a compiere un gesto inaspettato, il suicidio. L'uomo stava vivendo un momento di disagio, strettamente personale, e visto che si era messo nelle mani sbagliate è arrivato fino al punto di togliersi la vita, lasciando tutti, ma soprattutto sua figlia Mujgan nel dolore. Il giorno dopo all'accaduto Mujgan è a casa nel salone con Fekeli, piange ed esterna le sue sensazioni, si confida con Fekeli e gli spiega cosa sta provando. Non ha realizzato ancora cosa è successo, perché è avvenuto così tutto all'improvviso. Spiega che quando chiude gli occhi le appare suo padre davanti, come se fosse ancora vivo. Un uomo le spiega che si sente così, proprio perché il suo dolore è recente e che deve sapere che passerà piano piano. Perché l'uomo riesce a dimenticare per riuscire ad andare avanti nella propria vita. Mujgan, quasi spaventata al pensiero, fraintende le parole. Ma Fekeli continua a spiegarle che non dimenticherà mai suo padre, ma riuscirà a dimenticare il dolore di questo momento, ripensando solo ai ricordi. Nel frattempo arriva la zia Beice, anche lei è ancora incredula, e subito dopo scende anche Yilmaz, che si è occupato del funerale, prendendosi l'incarico di procedere con tutte le cose necessarie. Mujgan sa di dover decidere la data, ma prima di farlo deve capire quando verranno la madre e il fratello, perché ci tiene molto alla loro presenza. Squilla il telefono e Mujgan va a rispondere, pensando fosse sua madre. Nel frattempo Bej si confida con loro nel salone, esprimendo la consapevolezza del momento così difficile da superare e che Mujgan dovrà essere molto forte nei prossimi giorni. Mujgan ha riagganciato e torna in salone disperata, ma allo stesso tempo incredula. Appena ha saputo però che la madre e il fratello non saranno presenti al funerale di suo padre, dicendo che il fratello si trova in Argentina per un congresso e che la madre le ha detto di non aspettarla e di seppellirlo senza di loro, Mujgan ha avuto un altro colpo al cuore. La sua famiglia non le sarà accanto e per lei sarà ancora più difficile superare questo momento. Tutti sono increduli e Mujgan scappa, con il viso pieno di lacrime, nella sua stanza. Bej ammette che lo immaginava. Sapeva che quel vigliacco non sarebbe venuto anche se Kelly per lì c'è rimasta male e riflette sulla cosa. Pensa come sia possibile che il fratello di Mujgan non venga in un momento come questo. Questo è il giorno più triste della sua vita, perché non riesce ad accettare il fatto che la famiglia non si riunisca per seppellire il padre. Yilmaz le sta vicino, ma lei continua a sentirsi sola e in un certo senso orfana, come se avesse perso anche sua madre. Ma lui le dice di non pensare così perché è lì con lei. Mujgan apprezza il fatto che lui sia lì presente al suo fianco. Poi gli prende la mano, in cerca di conforto, e lo abbraccia, ripetendogli che solo lui ora è la sua famiglia. Il giorno del funerale è arrivato, e dove viene seppellito, vengono lanciati tanti fiori dai familiari e amici del defunto. Fekeli gli augura la pace e Mujgan, vestita di nero, piange, non riesce a smettere. Fekeli le si avvicina e le dice delle bellissime parole. So che è la cosa più difficile lasciare qui i nostri cari e affidarli alla terra, ma ora è con il suo creatore. Pregandola di non essere triste e di calmarsi, Bej raggiunge la nipote per abbracciarla e confortarla, mentre Fekeli si avvicina a Yilmaz esortandolo a onorare la sua anima. Yilmaz, orgoglioso, dice che farà qualcosa per la sua anima, facendo intendere che non lo avrebbe fatto in questa occasione. Ma Fekeli lo spinge a dire prima una preghiera per lui e solo dopo fare tutto il necessario per altre questioni. La morte del padre è un evento drammatico e inaspettato, che ha scosso la vita di tutti coloro che lo amavano, ma soprattutto quella di Mujgan. Ma la presenza di persone come Fekeli e Yilmaz, che cercano di darle forte sostegno, dimostra che non siamo mai davvero soli. Nonostante la tristezza e il dolore, Mujgan riuscirà a superare questo momento e a ricordare il padre con un sorriso. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. E se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni. Grazie mille, e ciao!